Kate Middleton, maschio o femmina? L'indizio della regina Elisabetta. Troppo presto per conoscere il sesso del terzo figlio di Kate Middleton? La principessa è incinta, anche se ancora non sappiamo esattamente di quante settimane, ma pare che ci sia qualcuno già piuttosto certo del colore del prossimo fiocco. Chi? Lei, ovviamente, la regina Elisabetta. La regina Elisabetta ha decretato, Kate Middleton è incinta di E. Maschio o femmina? I bookmakers sono impazziti anche se, a dire la verità, le scommesse su un probabile annuncio di una terza gravidanza di Kate Middleton era dato praticamente per certo a una settimana dalla conferma ufficiale. Come facevano a sapere gli inglesi che stava per arrivare una notizia così bella? Nessuno lo sa con certezza, così come nessuno può conoscere il sesso del nobile nascituro. Nessuno, tranne una, ovvero la regina Elisabetta, se vogliamo seguire il gossip che sta impazzando su tutti i principali tabloid inglesi. Di cosa si tratta? Pare che la sovrana, dall'alto dei suoi 91 anni di saggezza, abbia già detto la sua e che sappia già se George e Charlotte avranno un fratellino o una sorellina. Ecco l'indizio, forse, rivelatore. Il giorno dopo l'annuncio ufficiale di Kate e William, la regina Elisabetta appariva in tutto il suo splendore pastello a Edimburgo, per l'inaugurazione del Queen's Ferry Crossing. Oltre ad essere evidentemente felice per il lieto annuncio del suo amatissimo nipote, non pronuncia parole riguardo il sesso del quinto in linea di successione al trono e ma esprime comunque la sua opinione molto chiaramente. Come? Con il colore del suo abito, The Queen, con un sorriso enorme, posa nelle foto di rito con un completo di uno sfavillante azzurro carta da zucchero, più chiaro di così. Il gossip mette le ali e vola in tutto il web. Kate Middleton, secondo la regina, sarebbe in attesa di un principino, confermando quindi un'armoniosa alternanza maschio-femmina. Kate Middleton incinta di un maschio o una femmina? Ecco l'esperienza della regina. Quando sapremo con certezza se Kate Middleton è in attesa di un maschio o di una femmina? Per ora, non sappiamo esattamente di quante settimane sia incinta la duchessa di Cambridge, nonostante tutti i possibili e più avanzati esami prenatali, prima della 12esima settimana è davvero arduo conoscerne il sesso. Stando alle voci, pare che la coppia reale abbia dato l'annuncio ufficiale prima di quanto volessero, visto che Kate, a causa dell'iperimesi gravidica, non ha potuto presenziare ad alcuni eventi già in calendario. Dunque, tutto ciò porta a pensare che la moglie di William non abbia ancora raggiunto i canonici 3 mesi, è dopo il primo trimestre, infatti, che si tende a dare la lieta notizia, insieme a quella del sesso del nascituro. Ma la saggia Elisabetta ha già voluto dire la sua, anche se forse è scientificamente troppo presto, secondo il suo abito, Kate è incinta di un maschietto. Un'altra conferma? Il trend delle gravidanze della nobile sovrana, che finora sono state seguite perfettamente dai due 35enni di Kensington Palace, primogenito maschio, come Carlo per The Queen e George per Kate e William e secondogenito a femmina, Anna per Elisabetta e Charlotte per i duchi di Cambridge. Per il terzo? La regina ha dato alla luce un altro maschio, Andrea, dunque anche Kate attende una cicogna dal fiocco azzurro?